E ci siamo amici biscotti, io sono Andrea Oreo e benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft. Ma come in ogni video ti ricordo di lasciare un likeino e iscriverti al canale così non perdi nessuna delle mie costruzioni. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere perché abbiamo un ponte da finire e dobbiamo assolutamente finirlo in questo episodio. E poi magari se faccio partire il timer così so da quant'è che sto registrando. È meglio così arrivo alla mia quota 15 minuti perfetti perfetti così non vi tedio. Troppo vi riesco a intrattenere per benvenino e riesco anche a cadere nell'acqua. Porca managgia, in ogni video devo cadere nell'acqua. Porca managgissima. Ok, sì, è tutto partito, dovrebbe essere tutto partito. Mi è venuto un attimo il dubbio di aver iniziato a registrare ma senza iniziare a registrare. E tipo ho avuto un attimo il terrore, ho avuto probabilmente il terrore. Ok, dovremmo essere arrivati quasi alla fine, ma certo che no. Continuiamo di qua. Si sta per fare buio, ma noi non abbiamo paura di nulla e di nessuno. Siamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pim, 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 pim,
e tipo sto sudando anche dagli occhi. Porca miseria, che caldo. Che poi ho tipo un mini ventilatore che vi faccio vedere, è veramente fighissimo, è una cosa veramente fighissima. Tipo, Maron, è anche marcato ROG. Porca miseria, ma non posso accenderlo perché sennò sentite tipo e il video verrebbe un po' bruttarello. O comunque devo andare a dormire perché sennò arrivano i mostri brutti brutti. E c'è ancora il creeper lì. Ciao signor creeper. Lo chiamavano Barba Creeper. Lui è Capitan Barba Creeper, il terrore dei sette mari. La sua tecnica è andare con la sua barchetta e puff, esplodere in faccia ai nemici. Potrebbe essere una cosa abbastanza inquietante. Ok, rieccoci qui, dovrebbe essere giorno in teoria. Barba Creeper è ancora lì. E visto che ci siamo, nei commenti scrivete Barba Creeper, così mi fate capire che siete arrivati fino a questo punto del video, che tipo è tipo a 2 minuti di video, ma neanche. Però va bene così, va bene così. Così almeno so che avete visto almeno 2 minuti di video. E sono contento della scelta che ho fatto. Nessun rimorso, perché sono Andrea Oreo. Sì, sono contento di costruire il mio ponte, così finalmente non vi potete lamentare che c'è un ponte brutto, perché ho ricevuto un po' di commenti del ma Andrea Oreo, quel ponte è veramente brutto, cioè nel senso, ti prego, fai qualcosa di recente, perché è quasi un pugno in un occhio, e con quasi è perché sono 2 pugni in un occhio, non uno, per quello quasi un pugno, perché in verità sono 2 pugni in un occhio. Per favore, fai qualcosa di carino. E al che ho detto: ok signori, siete in 200, cioè, ve lo devo assolutamente, un ponte bellino qui davanti casotta. E poi magari nei prossimi video miglioro anche la scalinata lì sopra, miglioro anche la zona del farm polli e grano, perché effettivamente anche quella hanno un po' bisogno di una rivisitazione estetica. E effettivamente sì, ho messo un po' di cose essenziali di Minecraft, cioè l'estetica, perché effettivamente Minecraft, tolto le farm, tolto, perché c'è questo blocco qui, fatemi mangiare prima la cagnotta. Olè, perfetto. Cosa stavo dicendo? Sì, tolto le farm, tolto l'esplorazione, che comunque sono parti fondamentali del gioco, tolto l'andare in miniera, che mi sa che farò molti meno video in miniera, nel senso ci andrò per fatti miei, perché ho notato che gli ultimi 2 video in cui sono andato in miniera, in cui ho fatto quell'esplorazione minerosa, tipo ho fatto pochissime visual, non so il perché, non so il per come, perciò ma it's a mistero misterioso. Forse a voi non mi interessa, io che vado a scavicchiare un po' di ferro, un po' di oro, un po' di diamanti, anche perché poi i diamanti non li trovo mai, perciò è solo ferro, oro e magari anche un po' di mirra. Ok, ormai questi sono veloci da piazzare, perfetto. Porca miseria. E allora, proprio all'ultimo mi devi far failare così. Ah, gioco, per favore, non farmi più failare. Poi, dall'altro lato, com'è che avevamo fatto? Non mi ricordo mica più. Porca miseria, questo potrebbe essere un problema. Non mi ricordo più come abbiamo fatto dall'altro lato il ponte. Se era di 2 o di 3 la parte che si infilava nettellino. Era di... ok, 1... 1, 2, 3, ok, perfetto, era di 3. Ah, con questo caldo mi si sta incollando tipo la pelle alla sedia, fantastica sedia, fantastica, comodissima, veramente comodissima, però ha il problema che quando inizia a essere caldo io sudo, mi ci appiccico, e questo potrebbe essere un problema.
Ok, togliamo questa terra, così facciamo una cosa di carinissima, carina e coccolosa, ragazzi, carini e coccolosi sempre, mi raccomando, siate sempre carini e coccolosi. Ok, così togliamo anche l'acqua che magari ci potrebbe dare fastidio. Ah, anche quel blocco a me mi dà fastidio, ma a quanto pare voleva essere piazzato lì. Facciamo una cosa, questo blocco rimarrà qui in memoria dei miei fail su Minecraft costruzioni. Ok, ci siamo. Poi abbiamo un po' di terrazza. Yes baby, non mi ricordo quanto era alta, perciò andremo a sentimento. Di 3? Sì, dai, diciamo che è di 3. Ok, 1, 2, 3. Dai, più o meno è venuto bene. Più o meno è venuto bene. No, scherzo, togliamo sta roba che a quanto pare è un po' antiestetica. Uniamo i due pezzi qui. Poi gli devo fare quelle. Vabbè, ho capito, lo tolgo. È troppo brutto. Mettiamo i. Porca miseria. Porca, oh, mi deve far failare ogni volta, ma sarà forse perché tipo ho la smania della costruzione, tipo io voglio fare tutta la costruzione tipo super velocemente come fanno qui i pro player, e invece io sono scarso, ma non era così. Uno perché, cioè, gli ho messo il blocco sbagliato e vabbè, è già lì, va bene così. E due perché mi sembra che gli devo fare, ah sì, la parte delle cornina, avete anche voi ragione. Saliamo subito, mettiamo uno e due. Yes baby, togliamo questo, facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, e qui magari ci facciamo un segnino prima che perdo il filo. E naturalmente devo failare. Poi non mi ricordo quanto veniva alto. Porca miseria, anche questo potrebbe essere un problema. Secondo me era così. Secondo me, fatemi un po' vedere se era questa l'altezza giusta. Yes baby, yes baby. Togliamo la parte in più. Qui è venuto un blocco. E naturalmente, come in ogni video, mi devo grattare qualcosa. Cioè, io non ho capito sta mania. Cioè, secondo me ho tipo l'allergia di qualcosa. E ogni volta che premo il tasto REC mi prude qualcosa. Secondo me ho l'allergia ai video. No, scherzo, non posso essere allergico a una cosa che mi fa così tanto piacere. Carino, direi di ripeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui. Togliamo questo, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui mi si stanno tipo ingambarellando gli occhi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Qui, porca miseria, non ditemi quel che penso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui. Non ditemi quello che penso, non, per favore signori, scrivetemi nei commenti. No Andrea Oreo, non è come pensi. 1, 2, 3, 4, 5. Non sono pari, non sono per niente pari. Perciò va bene così signori, va bene così. Noi ci accontentiamo anche delle cose dispare, cioè, se no dovrei fare tipo rifare tutto il calcolo e mi scoccio un pochino, piccinino, perciò lo terremo così, magari allungo un pelo questo in modo da fare tipo spazio 10 e poi far iniziare il ponte un po' più in là, magari sì, posso far così, ma magari nel prossimo episodio, perché in questo episodio dobbiamo finire assolutamente il ponte. Riesco a piazzare il blocco? Ma certo che no. Ok. Signori, porca miseria, ne ho messo uno di troppo, lo sapevo che ne mettevo uno di troppo. Intanto scrivetemi nei commenti se questo ponticello vi piace o no, perché effettivamente io lo sto costruendo così come non dico che mi piace a me, però come penso sia leggermente esteticamente decente,
però naturalmente anche la vostra opinione conta qui. Questo non è un canale solo mio, è un canale nostro. Nostro canale. Che belli meme, che belli meme, e che odio sto caldo. Porca miseria, appena finisce il video, tipo prendo una bottiglia d'acqua fredda, proprio di quelle ghiacciate, faccio la bottiglia Bucklet Challenge, o come si chiamava? L'Ice Bottle Challenge, o come cacchio si chiamava, e mi butto un secchio d'acqua fredda, proprio fredda in faccia, sperando che la cosa mi raffreddi un po', perché it's caldino, oggi it's caldino. Ci saranno tipo 1000 gradi, 200 gradi, come i miei iscritti. Yes, baby. Grandissimi, grandissimi. Maron, 200 iscritti, non ci credo ancora. Non ci credo ancora di essere arrivata a 200 iscritti. E non ci crederò finché non arriverò ai 300 iscritti. Perciò, sucche le iscrizioni. Iscrivetevi tutti ad Andrea Oreo. Back in action. È la giusta altezza? Yes, baby. Abbiamo preso anche questo. Sono diventato quasi bravo a costruire, quasi anche veloce a costruire. Olè, olè. Ma sì, ma è diventata una cosa bellissima. Ma ho fatto qualcosa di esteticamente quasi decente. Ma porca miseria. E ci ho messo anche solo 2 episodi. Pensavo di metterci tipo 5.000. Perché conoscendo le mie doti costruttrici, c'ero io tipo che facevo, piazzavo un blocco e dicevo: no, no, ok, questo blocco fa schifo, lo tolgo. Poi ne piazzavo un altro blocco e dicevo: ah no, ma aspetta, ma era più bello quello di prima, perciò toglievo il blocco e mettevo quello di prima. E poi toglievo il blocco, togli il blocco, metti il blocco, togli il blocco, metti il, e diventiamo maestri di karate. Di karate. Ma è anche carina, sai, è anche venuto carino. Signori, signori, 1000 like per questo ponte meraviglioso. Ma guardate, ma è bella scià, è bella come mamma l'ha fatta. Ah, e adesso io non so più cosa fare. Nice. Ok, ho bevuto un po' d'acqua perché mi stava di nuovo seccando la gola, e acqua, noi ti vogliamo bene, fonte di vita, porca miseria, mi fai fare dei video decenti perché così riesco a parlare fluididamente. Porca miseria, ho felato a dire fluidamente, E speriamo che con questa cosa divertente, paxarella, io vi abbia sviato dal fatto che non riuscivo a dire fluiditamente. Quella cosa lì. Comunque, stavo riflettendo, ho riflettuto e ho pensato che effettivamente un magazzino qua in alto mi è un po' scomodo, perché, nel senso, quella è la chest da dove poi viene smistata tutta la roba, perciò io dovrei arrivare lì facilmente, e fare ogni volta così è un po' scomodino. Perciò, signori, today è il giorno, cioè nel senso, today è arrivato il momento di fare un magazzino sotterraneo, in modo tale che io piazzo una sola cassa tipo qui, o non lo so dove, e poi tipo sotto c'è tutto il mio magazzino bello, perciò direi di partire subito scavando due, magari ho un po' di torce, ne ho una sola, non facciamo dei fail, prendiamoci un po' di torce, lì c'è la mia roba che... Sì, molti mi avete detto di mettermi l'armatura di diamante anche se sono in casa, però effettivamente io ci ho riflettuto un po', ok, facciamo così, e effettivamente, cioè, sono in casa, dovrei essere al sicuro, e in più così voi non potete vedere la mia fantastica skin del mastro biscottaro, perciò ho deciso di, almeno in questi video qui in cui non dovrebbero esserci dei pericoli, di lo voglio fare di qua, voglio fare un bottolone di 4, sì, facciamo un bottolone di 4, di fare i video senza l'armatura, perché tanto in teoria, poi in pratica non lo so, non dovrebbero esserci dei creeper qua che mi spawnano dietro e mi ammazzano. Che materiale è questo? Non lo so e penso che non me ne interessa. Per il momento non mi interessa, perché io devo fare un super magazzino della muerte, poi magari AFK mi metto a farmare un sacco di tramoge, un sacco di cose, così posso fare tipo il super magazzino di super fantastico di Gesù Cristo. Ah, forse ho fatto un piccolo errore di calcolo, cioè nel senso io adesso sto andando giù, ma poi come ritorno lì su? Porca managgia! Porca, vabbè, non è un problema, non è questo il problema che abbiamo oggi, non è il problema che abbiamo oggi. Qua voglio farmi un'apertura bella larga, larghissima, ok, un corridoione fantasticherrimo. No, questi due non li dovevo togliere, ma va bene così, non va bene così. Che poi anche qui dovrebbero inventare un qualcosa che ti faccia scavare molto più velocemente, nel senso, almeno la pietra che tanto... Inizia a scavarla fin da subito, però
un qualcosa che ti faccia scavare tipo almeno un 5x5 o un qualcosa di simile, perché tipo io che faccio questo è, secondo me è un po' noioso per voi che guardate, magari volete un po' più d'azione, magari tipo e tipo uccido zombie, oppure e uccido scheletri, invece che io che faccio un blocco, due blocchi, tre blocchi, quattro blocchi, qui un blocco, sei blocchi, pietra, cioè, nel senso, mi sembra una cosa che potrebbe essere un po' noiosa. Nel caso scrivetemi nei commenti, perché nel caso faccio tutto AFK e vi faccio vedere solo io che faccio il super mega magazzino, super mega fantastico della del super fantastico. E direi che per il momento il video finisce qui, come in ogni episodio ti ricordo di lasciare un likeino e iscriverti al canale, così non perdi nessuna delle mie costruzioni. Ci vediamo al prossimo episodio e ciao ciaoone, amici biscottoni. Poi mi si è impappinata la lingua a metà outro, porca managgia.